Sonia Bruganelli, chi è la figlia Silvia Bonolis, la grave malattia e il rapporto, speciale, con papà Paolo. Sottoposta ad un intervento al cuore appena nata, la figlia primogenita di Bonolis e Bruganelli ha subito danni importanti che hanno intaccato vari aspetti della sua vita quotidiana. Silvia Bonolis, primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è una figura che, nonostante le difficoltà, incarna la forza, la determinazione e l'affetto della sua famiglia. Nata il 23 dicembre 2002, Silvia ha affrontato, fin dai primi giorni di vita, sfide complesse a causa di problemi di salute che hanno richiesto un intervento immediato. Oggi, a 22 anni, Silvia continua il suo percorso di crescita, circondata dall'amore incondizionato dei genitori, che nonostante la separazione, sono sempre uniti per il bene dei loro figli. Chi è Silvia Bonolis? Vita privata e rapporto con papà Paolo e mamma Sonia Bruganelli. Il legame tra Silvia e i suoi genitori, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è sempre stato profondo e centrale nella vita della famiglia. Nonostante la separazione della coppia nel 2023, il rapporto tra i due rimane solido, soprattutto per la cura e il supporto di Silvia. Sonia ha più volte raccontato delle difficoltà incontrate nel gestire le proprie emozioni come madre, soprattutto nei primi anni. Ho fatto un lungo percorso per accettare la situazione e cominciare a godermi la maternità di Silvia senza pretendere di essere per lei anche insegnante, fisioterapista, logopedista. Questo percorso ha richiesto forza interiore e determinazione, poiché la maternità di Sonia è stata caratterizzata da un continuo equilibrio tra il senso di colpa e l'amore per sua figlia. Silvia è sempre stato un punto di unione per la famiglia. Nonostante le loro vite separate, Paolo e Sonia hanno mantenuto un forte legame per garantire che Silvia non si sentisse mai sola. Lei è il nostro trade union. Ora sono molto più vicina a lei di quando abitavamo nello stesso appartamento, ha dichiarato Sonia in una recente intervista. Anche Paolo ha sempre espresso pubblicamente il suo amore per Silvia, sottolineando quanto sia fiero di lei, descrivendola come una ragazza allegra e piena di energia. La malattia di Silvia Bonolis e come sta oggi? Silvia è nata con una grave cardiopatia che ha richiesto un intervento chirurgico immediato subito dopo la nascita. Purtroppo, una complicanza post-operatoria ha causato un'ipossia cerebrale, che ha provocato danni neurologici permanenti, principalmente di natura motoria. Questo evento ha segnato profondamente la famiglia, in particolare Sonia, che ha vissuto il tutto come un'ingiustizia. Ha spesso condiviso il dolore di vedere sua figlia crescere con limitazioni. Ho capito che qualcosa non andava quando Silvia aveva 7 anni, durante il compleanno del fratello Davide. C'erano tanti bambini che correvano e giocavano, ma lei non poteva farlo. Mi ha colpito profondamente. Il saluto di Paolo Bonolis a Ciao Darwin e il loro rapporto speciale. Nonostante tutto, Silvia ha sempre dimostrato una grande forza d'animo. Ogni piccolo progresso rappresenta una vittoria, e sia Sonia che Paolo l'hanno sempre supportata. Quando mi dice mamma ti amo è meraviglioso, ha dichiarato Sonia, rivelando quanto sia importante ogni momento di affetto tra loro. Paolo Bonolis ha confessato di essere ancora molto ferito da quanto accaduto, affermando che, anche se ha accettato la situazione,
continua a provare rabbia per la mancanza di soluzioni concrete per affrontare la malattia di Silvia. Tuttavia, il conduttore non ha mai smesso di esprimere il suo affetto per la figlia, sottolineando quanto le voglia bene e quanto lei sia una parte fondamentale della sua vita, tanto da dedicarle un saluto in diretta durante una puntata di Ciao Darwin. Ciao Silvia, ciao amore mio, sono state le parole del conduttore, che durante il programma si è lasciato andare a un momento intimo per salutare la sua primogenita. Sempre Bonolis, nel corso di un'intervista al Corriere, si è soffermato a parlare del rapporto speciale che lo lega alla figlia, senza nascondere però di provare ancora un retrogusto amaro a causa della sua condizione di salute. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell'anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo, e come disse il marchese del Grillo, potrò essere ancora un po' incazzato per sto fatto. Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l'accettazione e l'amore. Però a me fa male. Tutto qua.